Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono, ma vi dico buongiorno lo stesso. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria e al tempo stesso una crisi sociale, politica, economica, ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di responsabilità, cioè condividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere non solo come persone singole, ma anche a partire dal nostro gruppo di appartenenza, dal ruolo che abbiamo nella società, dai nostri principi e, se siamo credenti, dalla fede in Dio. Spesso però molte persone non possono partecipare alla ricostruzione del bene comune perché sono emarginate, sono escluse, sono ignorate. Certi gruppi sociali non riescono a contribuirvi perché soffocati economicamente o politicamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio. Affinché tutti possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto che ognuno abbia le risorse adeguate per farlo. Dopo la grande depressione economica del 29, Papa Pio XI spiegò quanto fosse importante per una vera ricostruzione il principio di sussidiarietà. Tale principio ha un doppio dinamismo, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Forse non capiamo cosa significa questo, ma è un principio sociale che ci fa più uniti. Cercherò di spiegarlo. Da un lato, e soprattutto in tempi di cambiamento, quando i singoli individui, le famiglie, le piccole associazioni o le comunità locali non sono in grado di raggiungere gli obiettivi primari, allora è giusto che intervengano i livelli più alti del corpo sociale, come lo Stato, per fornire le risorse necessarie ad andare avanti. Ad esempio, a causa del lockdown per il coronavirus, molte persone, famiglie e attività economiche si sono trovate e ancora si trovano in grave difficoltà. Perciò le istituzioni pubbliche cercano di aiutare con appropriati interventi sociali, economici, di salute. Questa è la funzione, quello che devono fare. Dall'altro lato, però, i vertici della società devono rispettare e promuovere i livelli intermedi o minori. Infatti, il contributo degli individui, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, di tutti i corpi intermedi e anche delle chiese è decisivo. Questi, con le proprie risorse culturali, religiose, economiche o di partecipazione civica, rivitalizzano e rafforzano il corpo sociale. Cioè c'è una collaborazione dall'alto in basso, dallo Stato al popolo,
e dal basso in alto, delle istituzioni, del popolo in alto. E questo è proprio l'esercizio del principio di sussidiarietà. Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della società di cui fa parte. Quando si attiva qualche progetto che riguarda direttamente o indirettamente determinati gruppi sociali, questi non possono essere lasciati fuori della partecipazione. Per esempio, cosa fai tu? Io vado a lavorare per i poveri. Ah, bello. E cosa fai? Io insegno ai poveri, io dico ai poveri quello che devono fare, io... No, questo non va. Il primo passo è lasciare che i poveri ti dicano a te come vivono, di cosa hanno bisogno. Lasciar parlare tutti. E così funziona il principio di sussidiarietà. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. La loro saggezza, la saggezza dei gruppi più umili, non può essere messa da parte. Purtroppo questa ingiustizia si verifica spesso là dove si concentrano grandi interessi economici o geopolitici, come ad esempio certe attività estrattive in alcune zone del pianeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture e visione del mondo non vengono prese in considerazione. Oggi questa mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà si è diffusa come un virus. Pensiamo alle grandi misure di aiuti finanziari attuate dagli Stati. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie anziché la gente o coloro che muovono l'economia reale. Si ascoltano di più le compagnie multinazionali che i movimenti sociali. Parlando in dialetto quotidiano, si ascoltano più i potenti che i deboli. E questo non è il cammino. Non è il cammino umano, non è il cammino che ci ha insegnato Gesù, non è attuare il principio di sussidiarietà. Così non permettiamo alle persone di essere protagoniste del proprio riscatto. Nel sottocosciente collettivo di alcuni politici, diciamo così, o di alcuni lavoratori sociali, c'è questo motto: tutto per il popolo, niente con il popolo. Dall'alto in basso, ma senza ascoltare la saggezza del popolo, senza fare attuare questa saggezza nel risolvere dei problemi, in questo caso nell'uscire dalla crisi. O pensiamo anche al modo di curare il virus. Si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari impegnati in prima linea negli ospedali o nei campi profughi. Questa non è una strada buona. Tutti vanno ascoltati. Tutti. Questi che sono nell'alto, quelli che sono nel basso. Tutti. Per uscire migliore da una crisi, il principio di sussidiarietà deve essere attuato rispettando l'autonomia e la capacità d'iniziativa di tutti, specialmente degli ultimi. Tutte le parti di un corpo sono necessarie e, come dice San Paolo, abbiamo ascoltato,
quelle parti che potrebbero sembrare più deboli e meno importanti, in realtà sono più necessarie. Alla luce di questa immagine possiamo dire che il principio di sussidiarietà consente ad ognuno di assumere il proprio ruolo per la cura e il destino della società. Attuare il principio di sussidiarietà dà speranza in un futuro più sano, in un futuro più giusto, e questo futuro lo costruiamo insieme, aspirando alle cose più grandi, ampliando il nostro orizzonte. O insieme o non funziona. O lavoriamo insieme per uscire dalla crisi, tutti i livelli della società, o non usciremo mai. Non funziona. Uscire dalla crisi non significa dare una pennellata di vernice alle situazioni attuali perché sembrino un po' più giuste. No. Uscire dalla crisi significa cambiare. E il vero cambiamento lo fanno tutti. Tutti gli integranti, le persone che formano il popolo. Tutti. Tutte le professioni, tutti. E tutti insieme. Tutti in comunità. Se non lo fanno tutti, il risultato sarà negativo. In una catechesi precedente abbiamo visto come la solidarietà adesso, è la via per uscire dalla crisi. Ci unisce, ci permette di trovare proposte solide per un mondo più sano. Ma questo cammino di solidarietà ha bisogno della sussidiarietà. Qualcuno potrà dirmi, ma padre, oggi sta parlando parole difficili, ma per questo cerco di spiegare cosa significa. Solidali, perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Infatti non c'è vera solidarietà senza partecipazione sociale, senza il contributo dei corpi intermedi, senza il contributo delle famiglie, senza il contributo delle associazioni, senza il contributo delle cooperative, delle piccole imprese, dell'espressione della società civile. Tutti devono contribuire, tutti. Tale partecipazione aiuta a prevenire e correggere certi aspetti negativi della globalizzazione e dell'azione degli stati, come accade anche nella cura della gente colpita dalla pandemia. Questi contributi dal basso vanno incentivati. Ma quanto è bello vedere, soltanto un esempio, vedere il lavoro dei volontari nella crisi. I volontari che vengono da tutte le parti sociali, volontari che vengono dalle famiglie più benestanti, che vengono dalle famiglie più poveri, ma tutti insieme per uscire. Questo è solidarietà e questo è il principio di sussidiarietà. Durante il lockdown è nato spontaneo il gesto dell'applauso. E l'applauso per i medici, gli infermieri e le infermiere, come segno di incoraggiamento e di speranza. Tanti hanno rischiato la vita e tanti hanno dato la vita. Estendiamo oggi questo applauso ad ogni membro del corpo sociale, a tutti, ad ogni, per il suo prezioso contributo, per quanto piccolo. Ma cosa potrà fare quello di là? Ascoltalo, dalle spazio per lavorare, consultalo. Applaudiamo
Li applaudiamo gli scartati, quelli che questa cultura qualifica di scartati, questa cultura dello scarto. Cioè applaudiamo gli anziani, i bambini, le persone con disabilità. Applaudiamo i lavoratori, tutti quelli che si mettono al servizio. Tutti collaborano per uscire dalla crisi. Ma non fermiamoci solo all'applauso. La speranza è audace. E allora incoraggiamoci a sognare in grande. Fratelli e sorelle, impariamo a sognare in grande. Non abbiamo paura di sognare in grande, cercando gli ideali di giustizia e di amore sociale che nascono dalla speranza. Non proviamo a ricostruire il passato. Passato è passato. Ci aspettano cose nuove. Il Signore, la promessa è: io farò nuove tutte le cose. Incoraggiamoci a sognare in grande, cercando questi ideali. Non proviamo a ricostruire il passato, soprattutto quello che era iniquo e già malato, che ho nominato già come ingiustizie. Costruiamo un futuro dove la dimensione locale e quella globale si arricchiscano mutuamente. Ognuno può dare del suo, ognuno deve dare del suo, della sua cultura, della sua filosofia, del suo modo di pensare, dove la bellezza e la ricchezza dei gruppi minori, anche dei gruppi scartati, possa fiorire, perché c'è bellezza di pure, e dove chi ha di più si impegni a servire e a dare di più a chi ha di meno. Grazie.